fra il 1939 e il 1945, un'ideologia razzista e specificamente antisemita pianifica la sistematica uccisione di tutte le persone non conformi ai canoni stabiliti dal Terzo Reich. Vittime dello sterminio circa 15 milioni di persone, almeno 6 milioni sono ebrei. Lo sterminio parte dalla Germania, ma si espande via via con le conquiste naziste. Ad Auschwitz, Treblinka, Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen e nelle decine e decine di campi disseminati in Europa giungono ogni giorno convogli carichi di persone, di cui una parte viene inviata direttamente verso la meta cui tutti i deportati sono comunque destinati, la camera a gas. I campi di sterminio saranno anche luoghi di torture e di esperimenti su cavie umane. Sabato 27 gennaio 1945, alle 9 di mattina, compare il primo soldato sovietico sulla spianata del campo di concentramento di Auschwitz. Finisce ufficialmente il più grande omicidio di massa della storia, avvenuto in un unico luogo. Oggi Auschwitz rappresenta il simbolo universale del genocidio. Venerdì 9 ottobre 1942. Cara Kitty, oggi non posso darti che notizie brutte e deprimenti. Stanno arrestando a gruppi tutti i nostri amici ebrei. Vengono trasportati in carri bestiame a Westerbork, il grande campo per ebrei nella Drente. Westerbork deve essere terribile. Per centinaia di persone un solo lavatoio e pochissime latrine. Le cucette sono tutte l'una accosta all'altra. Fuggire è impossibile. Quasi tutti gli ospiti del campo sono riconoscibili dai loro crani rasati e molti anche dal loro aspetto ebraico. Se in Olanda stanno già così male, come staranno nelle contrade barbare e lontane dove li mandano? Secondo noi li ammazzano quasi tutti. La radio inglese dice che li gasano. Forse è il metodo più spiccio per morire. Sono molto turbata. Mammina, prendimi in braccio. Sono la foglia che sta per cadere. Ecco, sono tutto accartocciato. Fa tanto freddo. Alla fine di gennaio, nell'implacabile appello dei 650 nomi compresi nel successivo trasporto, furono pronunciati anche i nostri. Un vecchio cugino di mio padre, che a gran fatica da Ravenna aveva raggiunto la Svizzera e da là era stato respinto, a sentire il suo nome si uccise, buttandosi giù dall'ultimo piano del raggio. Quel corpo scomposto, grottesco, quel fagotto buttato sul pavimento del carcere fu il primo morto che vidi nella mia vita. Arrivammo ad Auschwitz, in pieno inverno. Fummo scaricati a calci e pugni su quella spianata enorme nel lager di Birkenau. Un lager femminile enorme, una città di disperazione. Fummo separati, uomini e donne. E io, nei miei 13 anni spauriti, io, senza saperlo, lasciai per sempre la mano del mio papà. Lui è rimasto là quel 6 febbraio 1944. Mammina, prendimi in braccio. Sono la foglia che sta per cadere. Ecco, sono tutto accartocciato. Ho tanto freddo. Thank you.
Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate, anche le nostre. I tanti tedeschi che riconobbero i crimini del nazionalsocialismo li approvarono, li commisero o con impotente repulsione accettarono che fossero perpetrati in loro nome. Non erano SS, ma operai, archivisti, tecnici, dattilografe, professori. Non erano individui distorti, nati male, sadici. Erano fatti della nostra stessa stoffa. Erano esseri umani medi, mediamente intelligenti, mediamente malvagi. Ricordare l'irripetibile, il mostruoso, riflettere su di esso è probabilmente l'unico modo per evitare che l'orrore si ripeta, che il mostruoso diventi, da verità storica, una verità intima ed eterna con la quale convivere.